Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare di questo riavvio di campionato positivo per la squadra di Bruno Tedino che ha vinto a Lentini contro la Sicula Leonzio, secondo successo esterno in stagione dopo quello di fine ottobre contro la Virtus Francavilla. Insomma, parte bene questa fase 2 del campionato con un successo che mancava in generale dal 3 novembre, dalla vittoria 1-0 contro il Bisceglie. Parleremo di questa sera anche rispetto alla prossima partita, perché adesso questa è una settimana di preparazione ad una settimana, la prossima, molto particolare, perché avrà anche l'infrasettimanale, che poi in realtà è il recupero contro il Catanzaro, che si doveva giocare il 22 dicembre, si giocherà il 22 di gennaio alle 18:30. Per questo vi ricordo, l'avevamo già annunciato domenica per chi ci ha seguito nel corso dell'Abruzzo del pallone, e allora a favore di chi ci segue questa sera lo ricordiamo. La settimana prossima non andremo in onda martedì, che è il giorno prima di Teramo Catanzaro, ma andremo in onda con lo stesso orario, alle 21, dalle 21 fino alle 22, mercoledì, proprio perché saremo nell'immediato post partita di Teramo Catanzaro, questo recupero della prima giornata del girone di ritorno. Ci sarà Avellino, Catanzaro, poi la trasferta a Castellammare di Stabia contro la Cavese. Però parleremo di questo, di argomenti relativi al prossimo impegno di campionato con i nostri ospiti. Uno lo ritrovo con particolare piacere, è quello più geograficamente prossimo alla mia postazione, l'ex dirigente del Teramo Gianluca Scacchioli. Ciao Gianluca, ben ritrovato, buon anno. Ciao a te, grazie, buonasera a tutti. E poi i miei due compagni di viaggio, Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera. Stranamente ha annullato un gol all'Inter. Stranamente. Cominciamo malissimo. No, va bene. Che, insomma, no, è con in corso... te, dico a te, dico proprio esattamente a te, cominciamo malissimo. Comunque si sta giocando la Coppa Italia Inter Cagliari 1-0. Però quello che ci interessa invece più da vicino. Ovviamente vi ricordo che potete interagire con noi al 392-7370-60, WhatsApp o SMS. Vediamo la classifica. Ah, già arrivano i messaggi. In una città normale, con una stampa normale, nonostante il cammino della squadra abbia deluso, un progetto Teramo Calcio come quello di Iachini sarebbe coccolato, ma invece... vediamo la classifica. 28 punti per il Teramo, alle spalle immediatamente dopo il Catania, e un punto in più di Vibonese, Paganese e Avellino, che sarà proprio il prossimo avversario del Teramo. Peraltro sarà una partita degli ex, e l'Avellino che ha un'annata un po' particolare perché ha avuto problemi all'inizio, adesso è il mercato bloccato, si sta cercando di sbloccarlo, è una stagione un po' così per la formazione biancoverde di Capuano, ma noi adesso ovviamente ci interessa relativamente la questione in casa biancoverde. Gianluca, 28 punti, chiaramente la regina, nonostante la sconfitta, è straprima, sì, sì. Però 28 punti, il Teramo si inserisce nell'alveo di quelle squadre che sono a caccia del treno con Bari, Ternana, Potenza e Monopoli? Oppure bisogna aspettare un pochettino? No, io non credo che abbia la possibilità di raggiungere le prime 5. È una posizione di classifica particolare, sicuramente in questo momento può dare un po' più di serenità, perché non ci sono ambizioni, nel senso, al primo posto, come magari l'ambizione è solo quella dei playoff. Playoff, quindi fermo restando il tipo di mercato che si farà da qui al 31 gennaio. Quindi che dal mio punto di vista è una squadra che può sicuramente centrare i playoff e migliorare la posizione, ma lo può fare con meno stress della fase iniziale, dove magari il progetto era un po' più ambizioso. Ecco, dopo un mese si torna in campo, arriva una vittoria, questo dà un po' più di serenità, ti permette di giocare un po' con la mente più libera, più sgombra. Sì, soprattutto identificare il nuovo assetto, la nuova squadra per preparare proprio la fase finale. Io credo che il Teramo debba cambiare qualcosa, forse debba creare un po' più di spazio, quindi sfoltire la rosa e cercare di individuare quelle che sono le carenze, che credo che siano abbastanza evidenti un po' per gli addetti ai lavori del Teramo, parlo.
davanti, sì, davanti e migliorare un po' e cercare di appunto, migliorare la posizione di classifica senza stress, senza assilli, e cercare di trovare un po' più di serenità. Quindi mi sembra un obiettivo abbastanza sereno e tranquillo in questa fase del campionato, pure perché purtroppo il distacco con le prime è davvero importante. Ci si può avvicinare magari a quel lotto di squadre che sono immediatamente dopo la regina. Vittoria Ania, che abbiamo seguito insieme domenica pomeriggio, Vittoria Lentini contro la Sicula Leonzio. Questa è una delle occasioni che potevano chiudere la partita scherzando durante il match di Lentini. Ad un certo punto abbiamo detto: oddio, rende no, come rende no. Perché sembrava. Come Rende no, come Rieti no, come Viterbese no, insomma, quando non chiudi le gare c'è sempre un filino d'ansia, ecco, anche se comunque la Sicula Leonzio non ha praticamente creato pericoli, a parte un paio di occasioni. Dopo Sì. il vantaggio del Teramo nel secondo tempo non è riuscita a fare praticamente niente, quindi non c'era la sensazione effettivamente di un pericolo Però imminente. neanche Però arrende, ecco perché io ho sì, utilizzato proprio esatto. quell'esempio. Poi, esatto, nel calcio poi situazioni da calcio da fermo, magari una mischia, qualsiasi cosa ti possono portare effettivamente brutte sorprese, quindi è sempre meglio non tenere ovviamente le gare aperte fino alla fine, soprattutto poi quando i valori sono totalmente a favore di una squadra. Sì. Fortunatamente in questo caso non è andato così e questo è anche un dato in controtendenza rispetto a quelle gare che abbiamo citato del girone di andata, ecco, quindi se vogliamo Sì, guardare anche sì. da questo punto di vista positivo. C'è stata una inversione di tendenza rispetto magari ad altre gare della prima metà di campionato, per quanto possa valere questo dato statistico. Ecco. È un Teramo che comunque ha con le difficoltà di un terreno che si vede insomma non perfetto, ha interpretato secondo me anche dal punto di vista dell'atteggiamento un buon primo tempo. Nel secondo tempo si è limitato credo a controllare quello che non riusciva a fare appunto la Sicula Leonzio, perché non è riuscita a fare praticamente nulla e senza correre praticamente rischi. C'è da migliorare effettivamente questa capacità di chiudere le gare. L'occasione di Bombaggi è una di quelle, è forse anche quella più clamorosa. Poi c'è stata una anche di Santoro servito da Magnaghi poco dopo. C'è da migliorare un po' questa produzione offensiva, c'è un po' da ritrovare anche dei movimenti, adesso non so, magari specifici, quanto diversi rispetto al modulo dell'ultima gara di Teramo Catania, perché insomma prima il Teramo giocava con un solo centravanti, Sì. adesso si è tornati dopo qualche Anche mese ai se due centravanti. due centravanti, anche se lo ha fatto in maniera, diciamo, Sì. adattata a Bombaggi, che è un giocatore, io giuro, non ne sapevo niente prima della partita di Lentini, però in un servizio che ho fatto qualche giorno prima, parecchi giorni prima della partita con la Sicula Leonzio, avevo detto: beh, se c'è un giocatore che per elasticità nell'interpretare i ruoli può interpretare la seconda punta, forse è proprio Bombaggi. Lo ha fatto come? Lo ha fatto facendo l'attaccante, ma anche dando una mano poi in fase di non possesso, che credo che era un po' quello che voleva Tedino nel non mettere un attaccante vero e proprio, ma mettendo un centrocampista offensivo, quindi voleva anche una mano in fase di non possesso nel tenere a bada insomma la Sicula Leonzio, quello che un po' faceva anche Costa Ferreira rientrando Sì. molto, molto indietro. Credo che sia stata un'intuizione felice dell'allenatore, perché comunque alla fine è stato l'uomo più pericoloso a conti Sì. fatti, Bombaggi, non solo per quell'occasione purtroppo Lo è quasi fallita. Sì, esatto, insomma, sempre, eh. visto che anche il miglior realizzatore della squadra fino a questo momento. C'è stata quella palla gol, un tentativo da calcio di punizione, poi un tiro anche nel secondo tempo da posizione defilata, se non ricordo male. Intanto c'è anche il gol dell'Inter, Borca non so Valero! se verrà convalidato questo, non lo so, vediamo. Borca Valero, niente più. Non ti distrarre! quindi credo che sia alla fine un esperimento. O no, quello di Bombaggi, che verrà forse anche riproposto. Tra l'altro era stato provato nel giovedì prima della gara, alternandosi una volta a Magnaghi, una volta a Minelli, lo stesso Bombaggi, in allenamento, quindi non è stata un'idea
effettivamente campate per aria, cioè magari come non credo faccia nessun allenatore, ecco, ci sono delle prove, ci sono in settimana insomma gli allenamenti che vengono utilizzati anche per provare qualcosa di nuovo. Probabilmente qualcuno degli attaccanti ci sarà rimasto male. Certo. Oh, a proposito di attaccanti, mi chiedevano, cominciamo a rispondere a qualche sollecitazione da casa. Coach Cibelli, non lo conosco, devo dire la verità, però lo saluto. Mi chiedono possibilità reali che arrivi Citro. Non rispondo solo io, facciamo una risposta condivisa anche con voi due ragazzi. Perché per esempio so, Andrea, che te ti sei informato anche con colleghi di Frosinone. Allora, la situazione Citro più o meno è questa. È fuori dal progetto tecnico di Nesta, non solo lui, anche Marcello Trotta. Però, ed è chiaro che un giocatore dalle qualità indubbie per la Serie B, immaginate per la Lega Pro. Qui vediamo alcune immagini di qualche gol di Citro. Chiaramente un giocatore che viaggia a livelli di ingaggio da top player in Serie C, quindi è... Soprattutto se deve arrivare da una B. Soprattutto se deve arrivare da una B. In che senso? È un giocatore che allo stato attuale non scende di categoria, ma i giocatori non scendono di categoria magari adesso che siamo a quanti giorni? 17 giorni dalla fine del mercato. A 20 giorni dalla fine del mercato Citro ti dice: io non vado in Serie C perché aspetto di vedere se c'è qualcosa. Se poi tra 10 giorni, tra 15 giorni, nelle immediate vicinanze del gong, un'offerta non c'è, a Frosinone non ha spazio, chiaramente le possibilità che scenda in Serie C ci sono. Da qui a dire che arriverà certamente a Teramo ce ne passa, perché chiaramente se si muove un giocatore come Citro la concorrenza è altissima, è tantissima, anche se non sono 200 le squadre che hanno bisogno di un attaccante. Però è chiaro che se si muove Citro tutti si fiondano per andare a cercare di accaparrarselo. Ma cosa ulteriore, va fatto un investimento molto esoso su Nicola Citro. Ora, a quell'epoca, tra 15 giorni, 17 giorni, 18, 20 giorni, no, 20 giorni è finito il mercato, tra 17, 16 giorni, se Citro si sposta e il Teramo ha realizzato delle uscite, ha incamerato soldi da cessioni e ha spazio nel plafond delle possibilità di investire tantissimo, ve lo dico, tanto sull'ingaggio di Citro, allora secondo me, dalle informazioni che abbiamo, il Teramo un tentativo, quando leggete ha fatto un tentativo, significa alzare la corrente del telefono e chiedere: Citro si muove? Sì, Citro si muove. Ok, a quanto viaggia Citro? Viaggia a X. Ok. Andrea, correggimi se sbaglio, te ne c'è, sai qualcosina in più. C'è anche da valutare il fatto che in questo momento il Frosinone potrebbe volere qualcosa per cedere il cartellino del giocatore. Poi in seguito, se non dovessero esserci spostamenti e Citro dovesse essere ancora un giocatore del Frosinone, può essere che negli ultimi giorni di mercato il Frosinone, pur di darlo via, magari abbassa le pretese o le annulla le pretese per il cartellino del giocatore. Quindi insomma va trovato intanto l'accordo col giocatore per quanto riguarda l'ingaggio, e il giocatore costa tanto da questo punto di vista. E poi in questo momento andrebbe trovato anche l'accordo economico con il Frosinone. Ripeto, se poi il giocatore non trova sistemazione da qui a fine mercato, può essere anche che il Frosinone ceda un po' da questo punto di vista a fine mercato. Parliamo di un giocatore che, se viene con la testa giusta, fa la differenza. Ecco, io dei tanti nomi che sono passati nel corso dell'estate anche nel parco attaccanti attuale del Teramo, Citro parliamo veramente di un'altra categoria, sì, di giocatore, con tutto il rispetto per Cianci, Magnaghi e Martignago. Ecco, se il Teramo avesse fatto l'acquisto Citro quest'estate, allora quel progetto così ambizioso avrebbe avuto ulteriore credibilità, ha avuto certamente credibilità, ma con un attaccante come Citro
Allora sì che puoi presentarti di fronte a Bari, di fronte alla Ternana e dire io posso concorrere al pari vostro per fare un campionato importante per stare tra le primissime. Purtroppo il Teramo non ha fatto questo tipo di acquisto la scorsa estate. Quindi è difficile arrivare a Citro, però le porte le vie del mercato sono infinite. Vediamo se Citro intanto se si muove nei prossimi giorni oppure se si arriva a fine mercato. Detto questo, però, rispetto alle indicazioni che sono filtrate negli ultimi tempi, che vogliono un Teramo che deve guardare di più alla linea verde, c'è bisogno di mettere dentro giocatori più giovani, c'è bisogno anche di fare delle uscite per creare spazio per eventuali nuovi innesti. Ecco, ora prendere un giocatore che non è giovanissimo e che costa tanto sembra essere una mossa in controtendenza con alcune indicazioni che sono emerse tra fine dicembre e primi di gennaio, cioè di una squadra che vuole dare spazio di più ai giovani e quindi in attacco, ad esempio, dare spazio a chi come Birligea non si è visto mai, ma ad esempio Allentini ha fatto dei minuti nel finale. Certo. Ci fa una domanda, anzi la fa te Aria la domanda, Paolo da casa, che dice: vedi che non sono l'unico che ti stuzzica sull'Inter. Ma lo so che non sei l'unico, Paolo, che mi stuzzica sull'Inter, ma io qui questa sera li ho messi tutti e tre insieme, che mi stuzzicano tutti e tre, no? Quindi io gli stuzzicatori me li vado proprio a scegliere, capito? Ok, però adesso scherzi a parte, Paolo dice c'è un po' di silenzio sul mercato, è un silenzio, è una quiete prima della tempesta? Al momento è sicuramente una quiete, perché sì, Cianci e Martignago stanno ancora allenando con il resto dei compagni, quindi non sono ancora effettivamente con le valigie in mano. Se non escono, almeno a quanto si è appreso, ma anche prima dell'inizio del silenzio stampa, è complicato vedere arrivare qualcuno in attacco, ovviamente parlo, quindi prima almeno un movimento in uscita e poi effettivamente si potrà procedere per far arrivare qualcuno di nuovo. Credo che magari per come è adesso la situazione potrebbe arrivare prima il terzino sinistro, che probabilmente il Teramo effettivamente ha immediato bisogno, perché Tentardini insomma fortunatamente sta bene e gli auguriamo la salute, ma se dovesse avere problemi, scongiuri facendo, Tedino poi dovrebbe inventarsi qualcosa. Sì. È vero, ci sono i giocatori della Berretti, c'è Jega che ha giocato in Coppa Italia, sì, c'è anche l'opzione Florio che potrebbe giocare a sinistra, quindi comunque per tamponare le soluzioni ci sono anche dentro casa in questo momento. Altrettanto vero però che comunque c'è una lacuna in quel settore del campo. Sì. In attacco non c'è lacuna, c'è la volontà magari di cambiare qualcosina per essere un pochino più produttivi. Quindi credo che per quello che insomma è anche a rigor di logica il ragionamento, si andrà prima sul terzino sinistro, sì, se verrà trovato un profilo adeguato. In questo caso, per riallacciarmi a quello che diceva Andrea, se si va su un profilo giovane si tiene in considerazione anche la valorizzazione che tra l'altro il presidente Iachini nella cena del club biancorosso di prima di Natale, mi sembra, sì, che è stata, ha palesato insomma di volere per questa seconda metà di campionato. Oltretutto un profilo giovane consentirebbe a Tentardini di avere comunque quella maglia da titolare che con Di Matteo è un pochino più complicato da avere, certo, per l'esperienza che ha Di Matteo. Quindi un profilo giovane andrebbe ad avvantaggiare Tentardini e a coprire comunque una lacuna. Un profilo più esperto andrebbe a mettere Tentardini un po' nella situazione in cui c'era prima con Di Matteo di fatto sarebbe l'alternativa al giocatore esperto. Senza voler essere cattivi, se arriva un profilo come Contessa, Tentardini retrocede al ruolo di alternativa. Chiaro, ovviamente. Adesso poi Contessa va probabilmente a Catanzaro, sì, perché il Catanzaro sta facendo di piazza Corapi, sì, Atanasov. Poi è da vedere quello che effettivamente riuscirà a concretizzare, però evidentemente c'è una volontà forte di rinforzarsi in questo mercato di gennaio. Di conseguenza le valutazioni sono queste. Al momento in attacco non sembra esserci grande movimento con Barisic, come ci hanno confermato sia il procuratore sia colleghi da Catania che parlano direttamente con il Catania. La trattativa c'è stata, c'è,
per quanto riguarda una volontà di arrivare alle cifre nel dettaglio, c'è stata alcuni giorni fa, quindi si è scesi comunque nel particolare con Barisic. Rimane, almeno a quanto abbiamo appurato un paio di giorni fa, una cosa che rimane lì, però non c'è la fumata bianca, non c'è la fumata nera, sì, perché... anche perché Barisic ha anche giocato, mi sembra, domenica, l'ultimo impegno di campionato, quindi non c'è effettivamente un'imminente sensazione di partenza. Curiale l'abbiamo nominato varie volte, anche con lui c'è stata una trattativa, come confermato dal procuratore, ma anche sempre da Catania. Però al momento il giocatore non vorrebbe muoversi da Catania, sia perché a quanto pare sta bene, sia perché ha un ingaggio importante che in questo momento il Catania riesce a garantirgli, anche se Curiale è stato uno di quei giocatori che ha ricevuto prima di Natale il famoso messaggio WhatsApp dalla società che diceva: trovatevi un'altra squadra perché non riusciamo più a rispettare gli impegni. Te, Gianluca, hai mandato i messaggi conosci. WhatsApp per dire trovatevi un'altra squadra? No, gli amici per fare un caffè al bar. Ok. Non è mai successo. No, anche perché lo chiariamo, perché altrimenti magari chi sta a casa diceva com'è, poi ci sono, soprattutto nel mercato di riparazione, delle trattative che vengono impostate, che sono, esempio, Barisic è più semplice come trattativa di Citro, è evidente, certo. I numeri e i soldi in ballo sono diversi, quindi con Barisic si fa un tipo di discorso, poi esce la possibilità, occhio che si muove Citro, allora li si tiene in stand by, perché magari quella è una trattativa che è già ben impostata e che se va male quella principale, sì, si può sempre tornare sulla seconda. Gianluca, correggimi se sbaglio. In questa fase sono, immagino ci siano diverse trattative. Il mercato del terreno è un mercato difficile proprio perché ci sono delle indicazioni ben precise, c'è una classifica anche ben precisa, quindi è un mercato che sicuramente poi si svilupperà magari con pochi movimenti, ma nella fase finale di gennaio, certo, proprio perché, come dici tu, cioè, magari ci sono delle idee, poi si aprono altre piste, e comunque credo che sia sempre molto vincolato alle uscite. Questa è l'indicazione della società, del presidente, e quindi anche sistemare giocatori importanti con ingaggi importanti, anche laddove ci fosse interesse, perché il Teramo ha dei giocatori che comunque hanno generato interesse, se questo avviene di solito sempre nella fase finale del mercato, troppe dinamiche si intrecciano e quindi tipicamente funziona così. Poi, al netto di certe situazioni che si possono sbloccare prima, quella di Citro potrebbe essere un segnale forte della società, pur ridimensionando, tagliando dei giocatori, un acquisto del genere, creando più spazio a dei giovani importanti, perché il termine dal mio punto di vista è dei giovani che meritano pazienza, meritano più spazio, potrebbe essere un segnale positivo per questa fine, per la seconda parte del campionato, e da queste piccole cose magari si potrebbe generare un entusiasmo che valorizza un po' tutta la rosa del termine, che comunque dei valori ce li ha. Gianluca, resto da te, perché a proposito di attaccanti, di mercato di gennaio, per far capire che poi uno va a prendere un giocatore su cui magari è stracerto, in questo caso Citro, ma te ne faccio vedere un altro, sì, che abbiamo appena ripescato, Francesco Forte. Uno va sul sicuro, e invece poi Francesco Forte, due stagioni, 2015-2016 per intenderci, ecco, questo se non erro è l'unico gol di Francesco Forte con la maglia a terra, col tutto, sì, cuoio al Bonolis. C'è anche questo rischio che come magari si va su profili molto importanti, perché ragazzi, Francesco Forte a tutt'oggi è un giocatore veramente importante. Forte, sì, di, sì, Serie B. Forte di forte Serie B. E forte per la Serie B. Ma era forte pure quando è venuto a termine. Ecco, nonostante... cioè, sì, sì. C'è anche questo rischio. Ma come no? Poi il calcio non è che magari non ha nulla di prevedibile, diciamo. Cioè, ci sono tanti rischi, tante situazioni da valutare per singolo giocatore, per singolo ambiente, quindi nessun giocatore a questi livelli ti può dare delle certezze. Nel caso di Forte ci furono tante dinamiche, magari pure un po' sfortunate, sicuramente poi l'aspetto caratteriale del ragazzo ha inciso per, in parte, come in tante altre situazioni. Rimane il fatto che era un giocatore davvero di qualità, così come Moreo quell'anno, e ci sfuggì anche l'acquisto di Cissé, che non fu la prima parte dell'anno, non andava bene, non giocò col Benevento, la seconda parte rimase a Benevento e vinse il campionato, così come poi l'anno successivo che si confermò in B vincendo il campionato, quindi, ed era un giocatore in uscita da Benevento, quindi, sì, voglio dire, noi riuscimmo a prendere Cruciani, su Cissé ci furono delle perplessità, diciamo così,
E quindi un giocatore che sembrava in uscita, era in uscita, ha vinto due campionati di fila a Benevento. Noi poi abbiamo virato anche su Forte, facendo secondo me un'ottima scelta, però purtroppo i risultati non sono stati positivi, quindi questo nel calcio capita, ma ripeto, il valore del ragazzo e mi fa piacere per lui, poi ha dimostrato nel tempo, insomma, il valore che ha, insomma, tutt'oggi. Avevate in quel caso veramente una coppia che tradotta ad oggi è Moreo Forte, cioè ripensarci oggi che sensazioni hai? Tra l'altro c'era pure Petrella, Sì, che, insomma, c'era voglio anche dire. Petrella, c'era Lenoci, c'era. Sì, noi non riuscimmo per una questione proprio di. Lenoci poteva rientrare solo a Como, e quindi non poteva fare mercato, altrimenti aveva mercato al Sì. Ponte d'Era, mi ricordo. E io volevo prendere pure Cissé, e c'eravamo praticamente quasi riusciti. Avevamo fatto l'operazione Cruciani-Cissé. E poi saltò proprio perché non riuscimmo a liberare Lenoci, perché il Como prima ci promise, andammo pure in sede a Como, di far rientrare il giocatore lì, e poi questa cosa non andò a buon fine, quindi rimanemmo vincolati e dovemmo fare un passo indietro anche perché c'era un po' di indecisione. Successe uscì pure qualche articolo sul giornale, mi ricordo all'epoca. Ma avremmo potuto definire Cissé Forte e Moreo con Petrella, che secondo me, ribadisco, in condizioni Sì. fisiche buone, un esterno che pochi hanno. Sondaste anche Petkovic, che Petkovic, attualmente è centravanti della. no, premetto questo, Petkovic era praticamente quasi del termine, parlammo pure con lui fino al 24 di Parliamo del gennaio. centravanti della Croazia No, ora. Sì. quell'anno lì, perché noi prendemmo Moreo dall'Entella. Sì. A settembre la promessa era, perché c'era pure Petkovic, tutti e due, Bruno quello tutti e due Petkovic. non li vogliono liberare, andare ad Ascoli a parlare in quell'occasione e prendemmo subito Moreo. Poi Petkovic era la promessa di gennaio, il ragazzo voleva venire, noi eravamo convinti che potesse fare bene. Il 24 gennaio o il 25 gennaio, forse sbaglio qualche giorno, lo chiamò il Trapani e poi ha fatto la finale per andare in Sì, Serie esatto, con Citro. A. Con Citro. Con Citro, sì, Eh sì, Citro. e ti chiedono infatti Andrea da casa, ma Citro è una prima punta o una seconda punta? Perché Allora, ovviamente adesso sono andati ad informarsi, massimo allora, 12 gol a intanto è Trapani. un, diciamo, un brevilino, ma un brevilino di quelli compatti, di quelli robusti, un brevilino tosto. E può fare sia la prima sia la seconda punta. Può tranquillamente giocare con un Magnaghi. Sì. Anzi, io penso che un giocatore come Magnaghi, come era Petkovic, perché Petkovic del Trapani era un giocatore bravissimo a spalle alla porta e bravissimo a fare giocare chi andava negli spazi in profondità come Citro. Quindi una coppia Magnaghi-Citro sarebbe una grandissima coppia con un grandissimo assortimento. Però Citro, volendo, può fare anche la prima punta, con caratteristiche ad esempio alla Sansovini, cioè giocatore che non è molto alto, non è molto grosso, però Sansovini nella sua carriera ha fatto spesso la prima punta avendo un fisico brevilineo. Sì. Citro può fare anche la prima punta, però a mio avviso, messo accanto al Petkovic o Magnaghi di turno, Citro rende il massimo. Sono Va d'accordo, sono d'accordo. bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Cominciamo a proiettarci su quello che sarà il prossimo impegno della squadra di Tedino. Qualcuno ci dice: io la rosa la lascerei così com'è, magari reintegrerei un terzino sinistro. Possono ancora ripagare la fiducia della società. Ecco, questo, Andrea, prima di passare all'Avellino, è un ottimo spunto. Sì, è un ottimo spunto perché intanto si dà continuità di lavoro per l'allenatore e per i giocatori, perché molte volte il fatto che ci sia il mercato quasi impone che bisogna Fare fare qualcosa. qualcosa, ma non è detto. È chiaro che ci sono delle dinamiche che una società non può controllare, ad esempio un giocatore scontento, il procuratore gli trova una squadra. E poi va a bussare presso la società dove gioca, ad esempio il Teramo, e dice: il mio assistito non è contento, c'è questa soluzione, vorrebbe andare a giocare altrove. E poi chiaramente tutte le tessere devono andare al loro posto. Se c'è l'uscita, magari poi bisogna reintegrare. Ma dove sta scritto che bisogna per forza intervenire? Si è intrapresa questa strada oramai. E a mio avviso ci sono anche le condizioni per poter andare fino in fondo, con i pregi e i difetti che questa rosa aveva, però ormai c'è questa rosa, proprio perché si conoscono i pregi e i difetti, anche tecnicamente si può Sì, lavorare si al può meglio per la seconda correggere. parte della stagione, cercare di migliorare il rendimento di questi giocatori, perché molti di questi non hanno reso per quello che è il loro reale valore. Sì. Al netto, ecco, manca la punta che fa tanti gol.
anche se Magnaghi insomma qualcosa sta facendo, però è anche vero che buona parte noi abbiamo sempre detto, per esempio Magnaghi è sopra media rispetto a quelle che sono state le ultime stagioni. Certo, ci sono quelli che sono sotto. Ora lanciano qualcosa contro il televisore, contro di me, io no, lo capisco, però ad esempio però in rosa c'è un giocatore come Mungo. Da Mungo è lecito attendersi ben di più, metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Si può lavorare ancora su questo organico, poi ripeto, se ci dovessero essere delle uscite magari, però non è uno spunto negativo, tutt'altro. Sì, Ania? Tra l'altro la necessità di fare punti all'inizio campionato ha un po' portato verso l'abbandonare il modulo con il trequartista, che è un po' quello preferito da Tedino, insomma, anche perché poi in estate fondamentalmente il Teramo era stato pensato proprio con il trequartista, che poi potesse essere Mungo, Ilari, un Bombaggi, insomma, Costa Ferreira, di opportunità di giocatori che potessero farlo, effettivamente ce ne sono tanti. Si è abbandonato perché c'era necessità appunto di cominciare a fare risultato, sono arrivate quelle due sconfitte subito contro Catanzaro ed Avellino, perché poi contro la Sicula non si giocò, sì. Arrivarono anche quei pareggi appunto contro Rende, Rieti, Viterbese, che hanno un po' indirizzato secondo me lo staff tecnico verso un cambiamento per cercare di trovare soluzioni diverse per i risultati che non arrivavano. Adesso magari non dico che la situazione sia più tranquilla, perché la lotta playoff è molto aperta dal settimo posto, insomma in giù ci sono 8 squadre in 4 punti se non ricordo male, però ci sono delle conoscenze e anche delle convinzioni differenti rispetto sì. all'inizio campionato, quindi magari dare anche un'opportunità, io non dico che adesso rimarranno entrambi sia Cianci che Martignago, però magari un'opportunità ad uno dei due verrà data. A sensazione al momento sembra più probabile Cianci che vada via rispetto a Martignago. Cianci che però, da quanto abbiamo appurato, il Teramo non vorrebbe cedere ad una squadra dello stesso girone, ma darlo, si parla di un prestito perché è un contratto triennale, ad altre formazioni degli altri sì. due gironi, o nel girone A o nel girone B. Martignago ha sempre questi interessi latenti, ormai li definirei di Piacenza, di Feralpi Salò, dell'Alessandria, però la concretizzazione effettivamente non c'è ancora stata, anche forse per una volontà di provare a monetizzare la cessione, che non è effettivamente facile in Serie C. Sì, perché poi quando arriva l'altra squadra te lo chiede in prestito magari 6 mesi. Ovviamente, perché poi anche l'altra squadra sa che tu non li vuoi più, sa che ti toglie un problema e quindi ti dice: ok, io perché ti devo anche pagare per toglierti certo. il problema, perché tu sei un giocatore che tu ti puoi togliere, quindi certo. effettivamente è una cosa molto complicata, oltretutto è complicata da fare anche a gennaio, sì. È molto più facile un prestito, poi a giugno rientra, si faranno le valutazioni del caso, però allo stato attuale io con un modulo, con il trequartista, magari consapevolezze diverse rispetto sì. all'inizio campionato, non è un ragionamento sbagliato, ecco, quello di magari intervenire soltanto sul terzino sinistro. Poi però il mercato nei giorni finali può effettivamente dare opportunità che adesso non ci sono. Ti chiedono, ci sono richieste per Mungo? C'è probabilità che vada via? Il telespettatore ovviamente si augura di no, perché comunque stiamo giocando di un grande giocatore. Di Mungo parlai con il procuratore Andrea Modora prima dell'apertura della finestra di mercato, quando dalla società ci è stato detto che comunque sarebbero state valutate qualunque tipo di offerta fosse arrivata, insomma, per qualsiasi giocatore del Teramo. Quindi il ragionamento è andato anche su Mungo, perché comunque è uno dei pezzi più pregiati della rosa, però il procuratore mi ha detto personalmente che non c'era possibilità di andare via, almeno in quel momento a gennaio, perché c'era la volontà da parte di Mungo di ripagare la fiducia data dal presidente Iachini, di continuare a sposare questo progetto e di ovviamente dare il proprio contributo anche per la seconda parte di campionato. Adesso sinceramente se sia cambiato qualcosa, ma non credo, non lo so, però dalle intenzioni dell'entourage la volontà è quella appunto di restare a Teramo, a meno che non vada a bussare a qualcuno in Vierelli una
una società con una proposta allettante, ecco, quindi certo. Che è chiaro che in quel caso poi si andrebbe a valutare, ma non mi sembra questa la situazione, almeno allo stato attuale. Dicono sì che si deve fare qualcosa in attacco, via subito Cianci, Martignago, prendiamo Citro. Non è semplice. È vero Gianluca? L'abbiamo detto prima, fermo restando che per gli attaccanti sono d'accordo con quello che diceva Ania, ma non completamente, nel senso che l'ultima settimana poi succede di tutto, perché gli attaccanti davvero sono i pezzi pregiati del mercato. Ci saranno molte squadre scontente perché non tutti poi possono acquistare gli attaccanti, e quindi davvero hanno un loro peso negli ultimi giorni, quindi con un po' di pazienza sicuramente non sarà un problema piazzarli, al netto dei contratti importanti e lunghi che hanno, lì poi le soluzioni si trovano, si mediano con le società, però gli attaccanti non sono un problema. Al Teramo deve sicuramente concentrarsi su cosa vuole migliorare, piuttosto che anche se deve liberarsi, come abbiamo detto poco fa, però deve avere le idee chiare sul nuovo progetto che vuole fare, quindi snellire per dare più spazio, più fiato a giocatori giovani di qualità, perché questi ha la fortuna di averli. E comunque non deve preoccuparsi troppo delle uscite in questo momento, perché tanto sicuramente delle occasioni ci saranno per gli attaccanti, poi dopo il resto magari sarà un po' più problematico, ma deve essere un progetto chiaro e netto, che ancora ad oggi forse probabilmente loro hanno, ma non emerge, perlomeno, certo. A me non mi è chiaro. Diciamo, posso dire dei giocatori, perché non si cede Tedino? Poi ci chiedono di Lasic. Una persona invece ci dice anche come dobbiamo leggere i messaggi, cioè 10-15 minuti a parte. Ah, ok. Vabbè. Il mercato ha la fase iniziale scoppiettante, perché si concretizzano le operazioni già impostate prima dell'inizio del mercato. Poi c'è una nuova fase di stanca, perché si riposizionano le situazioni in vista del gran finale. Sì. Quindi ora siamo probabilmente nella fase, diciamo, della nuova meditazione, e ci si prepara poi per gli ultimi 10 giorni, 7 giorni, perché lì poi davvero, come dice Gianluca, succede. Poi succede di tutto, delle cose che sembrano impensabili 10 giorni prima diventano possibili. Lasic, se non ho capito male, perché Lasic, quando rientra, ovviamente il telespettatore da casa con un po' di ironia dice a fine campionato, no. No, però sta proseguendo nel lavoro a parte, quindi non dovrebbe essere, insomma, imminente il rientro, ecco, almeno a quanto si è notato oggi. Okay. C'è ancora da lavorare per il recupero. Va bene. Minelli deve rimanere e deve avere più spazio. Il terzino non serve, perché Tentardini sta facendo bene e lì ci puoi adattare Florio, che poi in realtà è quello che hai detto prima te, Ania. Il problema è che in questi casi un dirigente si fida ad adattare un giocatore e a lasciarne uno solo, oppure cerca sempre di andarlo a coprire quello? Ripeto, dipende sempre dal progetto. Quindi io in questo momento, dal mio punto di vista, il Teramo si può fidare. Secondo me è una situazione dove si deve fidare, deve far trasparire, deve far respirare i giocatori, che è la rosa che ha, sicuramente può colmare anche delle carenze che si possono creare e rafforzare tutti quei punti che ad oggi non sono rafforzabili con i giocatori presenti, certo, in questa rosa, tutto qui, e credo che siano abbastanza sono stati individuati, quindi soprattutto in attacco, ma il resto della rosa, io credo che il Teramo, ripeto, ha dei valori che possono uscire, basta solo un po' di pazienza, un po' più di fiducia. Minelli io o almeno io dico la mia, poi magari sarà domani smentita. Secondo me quella che è uscita su siti specializzati, non dico che sia stata assolutamente una falsa notizia, ma sia stato un messaggio indiretto dato dall'entourage a Tedino. Se non gioca il ragazzo va via. Esatto, perché comunque si aveva la sensazione in settimana che potesse effettivamente giocare. Finora ha giocato soltanto 54 minuti. Però è vero che la prima parte di campionato ha avuto un infortunio, ha avuto un rientro graduale, magari Tedino non l'ha impiegato così come magari ci si poteva anche attendere quando effettivamente è guarito dall'infortunio che ebbe a Torricella, se non ricordo male. Però io mi pongo anche dal punto di vista della società. Minelli l'anno scorso è stato fermo per un anno per un brutto infortunio alla caviglia. È sicuramente un giocatore importante che
può avere anche una prospettiva importante. È stato fatto un contratto triennale, sì. Quindi vuol dire che insomma il Teramo ci crede, vuole investire sul giocatore. Sicuramente sarà stato poco impiegato, però non lo so, io l'ho vista come un messaggio indiretto all'allenatore. Tra l'altro il procuratore è stato così gentile da non rispondere mai al telefono, né alle telefonate né ai messaggi, quindi non abbiamo neanche potuto verificare effettivamente quale sia, se effettivamente c'è questa volontà. A maggior ragione, visto le non risposte del procuratore, credo che sia stato un messaggio diffuso ad hoc. Poi magari domani invece Minelli andrà via, anche perché è una partita dove non era a disposizione Mungo, e quando rientra Mungo, come domenica prossima, gli spazi diminuiscono ancora di più. Certo. Giochiamo un po'? Sì, dai, giochiamo un po'. Ok. Vediamo la, non la probabile, dai, facciamo un'ipotesi di formazione per domenica. Perché torna Piacentini, fuori Piero per squalifica, però adesso Cristini-Soprano è difficile da muovere come coppia. Il problema è che Piacentini ha in sé, porta in sé, non ce ne vogliono gli altri, essendo 99 ha il minutaggio. Ok, vediamo un po' quale potrebbe... Che però a Lentini... Non è stato rispettato. Sì. Quindi... è un problema. Punto, vediamo Maurizio la probabile del Teramo. Eccola qua. Allora, abbiamo giocato. Allora, stavolta per fare. Allora, vi ricordate la settimana scorsa? Avevo detto: ho fatto il sottonome bianco e le scritte nere e rosse, e il rosso non si leggeva. Ho detto: sai che c'è? Stavolta lo faccio nero. E faccio le scritte degli under gialle. Ho fatto peggio dell'altra volta. No, meglio, anche perché il nero e il bianco mi piacciono. Purtroppo nero e bianco ti piacciono. Allora, non c'è Viero. E l'abbiamo messo Nirado perché è squalificato. Sì. E lui è un under. Allora, perché abbiamo messo questa formazione? Sia chiaro, stiamo giocando, perché Santoro... A questo punto mi sembra, anche per la prestazione di Lentini, che sia uno che si sta guadagnando sul campo i gradi di titolare. Birligea lo abbiamo messo se vale la questione degli under, perché da qualche parte bisogna anche metterli, considerando che Viero è squalificato e che Piacentini è vero che torna, ma torna a giocarsi il posto Andrea con Soprano e Cristina, hanno fatto bene. Ora, noi siamo andati, fatto una formazione ad excludendum, al contrario. Cioè, ne manca comunque uno di under. Sì, ne manca comunque uno. Perché se è vero che si deve fare valorizzazione, si deve arrivare anche a 270 minuti, sì. E con due non con due è complicato. Quindi dovrebbe giocare K al posto di Costa Ferreira. Ipotizzo, giocando, quindi si ipotizza. Allora, io non so se la questione del minutaggio è una questione a questo punto pregnante, fondante, oppure no. A giudicare dalle scelte fatte a Lentini, si può fare a meno di fare minutaggio. Sì. Perché anche perché ho fatto un conto, di domenica. Allora, ha giocato 90 minuti Santoro, 61 Viero, perché è stato sostituito, sì. Era anche ammonito, è stato sostituito da Rigoni, e 9 minuti Birrigea. Mi sono molto lontani dalla soglia minima. Sono 160 di 270 minuti. 270 è il numero minimo. Non serve fare minutaggio, evidentemente, cosa che appunto non è stata fatta a Lentini, a maggior ragione le scelte di Tedino sono svincolate, e quindi sono scelte meramente tecniche. La coppia Soprano Cristini probabilmente a inizio stagione doveva essere la coppia titolare, quindi vediamo, capiremo domenica se per Tedino Soprano avrà scalzato Piacentini, che torna a disposizione, e la coppia Soprano Cristini, oppure se con il rientro di Piacentini sarà escluso uno dei due over, e a quel punto sarà lecito immaginare che quella coppia, Piacentini e uno degli altri due, sia la nuova coppia titolare, perché la coppia titolare del girone d'andata è stata Cristini Piacentini, sì. Poi ha giocato Iotti quando c'era la necessità. Vedremo dalle scelte di Tedino sulla difesa, scelte di domenica, qualcosa si capirà, sì. Anche in ottica lunga gittata, certo. No, per il girone di ritorno. Anche perché facciamo anche un po', abbiamo preparato una doppia schermata con non tutti i parametri del minutaggio, però quelli che potrebbero, cioè quelli che sono fondanti, cioè come si arriva
poi al contributo della Lega. Vediamo, sono due schermate, vediamo la prima. Per ciascuna gara di campionato di Serie C sarà determinato il minutaggio di ogni società solo in caso di raggiungimento della soglia minima di 270 minuti, quindi 270 minuti a gara. Come detto, il Teramo domenica ne ha fatti 160. Quindi non rientra nell'alveo del minutaggio e fino alla soglia massima di 450 minuti, cioè 500 minuti valgono 450, eh? Sì, esatto. Non è che puoi far giocare minuti giocati da calciatori della stessa nati dopo il 1 gennaio 98, quindi ci rientrano 98, 99, 2000, Minelli 97, no. Nel caso non venga raggiunta la soglia minima, la società verrà registrato il risultato di 0 minuti giocati. Nel caso venga superata la soglia massima della gara, la società sarà registrata il risultato di 450 minuti. Ogni quota sarà calcolata in via provvisoria alla 7ª giornata, alla 14ª, alla 21ª, alla 28ª e alla 35ª e successivamente erogata. Non verranno presi, e questo mi sembra giusto, in considerazione i minuti giocati dalla 36esima alla 38esima. Perché? Perché le squadre poi magari chi ha raggiunto l'obiettivo mette tutti i giovani e fa il piano di, esatto, il piano di contributi, ok? Pur rimanendo operante la normativa di quegli articoli 1, 2 e 3. Incremento del quoziente giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta più 10% e decremento del 20% in caso di retrocessione diretta. Quindi i contributi poi, se una squadra vince direttamente il campionato o retrocede, vengono poi gli viene aggiunto un 10% o un meno 20%. Altra schermata, la quota dei tesserati con status 4 e 9 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione. Per i 98-080, ovviamente, i 98 che hanno, sono i, quelli al limite, i più anziani, i più tra, anziani i giovani. Tra i giovani, hanno un quoziente minore. 1 per i 99, 1,20 per i 2000, 1,40 per i 2001 e seguenti. La quota determinata ai sensi dell'articolo 4.3 verrà incrementata del 150% per i giovani calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, Berretti, Under 17, Under 15, vedete, allievi provinciali, regionali, giovanissime, con un tesseramento però non inferiore alle 3 stagioni sportive consecutive. Ai fini del computo delle 3 stagioni sportive, escludendo la stagione in corso, verranno considerate anche quelle in cui il calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo ad altri club. Gianluca, che ha fatto il direttore generale del Teramo, immagino che stesse lui con quanti gli altri. Quanti conti avete fatto? Con la calcolatrice. Gianluca, 0,80, 1. Adesso è anche cambiata questa normativa, è nuova. Sì, è nuova, secondo me è anche fatta molto meglio. Mi piace molto. Ti piace? Premia tanto. Cioè, prima era più complessa? Ma sì, ma questa qui è come concetto, è proprio più tutti i sotterfugi, tutte le stranezze che poi porta proprio il fatto di lavorare con la calcolatrice, quindi sì, le hanno quasi tutte eliminate, anche il fatto di premiare i giocatori che vengono dal settore giovanile con delle percentuali importanti di crescita, è una cosa secondo me molto. Poi tra gli altri presupposti è che non vengono computati quei giovani che arrivano in prestito gratuito dal club di A, sì, e B, che hanno il premio di valorizzazione. Certo, certo. Cioè se io prendo un ragazzo dell'Atalanta che mi dà il premio di valorizzazione, la Lega non ti riconosce i contributi, perché altrimenti sarebbe troppo comodo. E questo mi pare assolutamente, sì, evidente. Sì, sì, già quello è un diciamo il rapporto con la società che già te lo valorizza, quindi già è pagato, è pagato, diciamo così, mettiamola così. Comunque ci ricordano che adesso si arriva in un momento caldo, 3 partite in 7 giorni, chiaramente Avellino, Catanzaro e Cavese, anche le forze andranno distribuite, qualcuno vuole Mungo sempre perché viene sempre sostituito. Comunque Andrea, te peraltro stamattina, strappiamo un sorriso, sì, abbiamo fatto una ricerca degli under non utilizzati, sì, che fecero scoppiare il pandemonio. Sì, nella stagione 2012-2013. Quando? Quando ci fu una gara, mi pare la quart'ultima di campionato, Campobasso Teramo, vinta dal Campobasso 1-0. In quella partita il tecnico Cappellacci schierò una formazione nella quale non venivano rispettati gli under. E quindi. Però lì la regola era diversa. Era diversa perché stamattina. Perché c'erano fino a 3 deroghe. Sì. Il Teramo, se non sbaglio, in quella partita arrivò alla 3ª deroga, quindi la successiva deroga avrebbe azzerato.
i minutaggi e sarebbe stato un danno incredibile alla società. Insomma, ora ne parliamo col sorriso sulle labbra, sì, ma certo. Allora scoppiò il putiferio perché la decisione fu del tecnico Cappellacci senza diciamo così condividerla con la società di sua sponte esatto. E quindi poi... diciamo che non ci meraviglia granché, vero Gianluca, la società che avesse fatto una cosa, quindi, addirittura oggi abbiamo risentito il tuo servizio, mi pare di ricordare un caos, abbiamo risentito il suo servizio oggi, siamo ammazzati dalle risate in cui tu introduci Campobasso Teramo 1-0, Maurizio, se riesci a fare questa magia proprio nell'intro Cappellacci manda in tribuna Coletti, Di Paolo Antonio e De Stefano sua sponte. Il Teramo perde 1-0, sembrava finita per i playoff, poi arrivò quella rimonta che è culminata con la vittoria con la Salernitana, però te lo dicesti proprio in apertura di servizio, proprio tra l'altro era la domenica che seguiva la settimana in cui Campitelli si dimise, sì. E quindi il reggente della società divenne Massimo D'Aprile. immagino che caos. Comunque vedo Maurizio in bassa frequenza che sta cercando Campobasso Teramo 1-0, rete di Bussi. Poi il Teramo vinse il derby con l'Aquila, vinse a Foligno e vinse con la Salernitana. Esatto. Sì. Forse ha trovato. Vabbè, comunque, veramente oggi stavamo ricordando proprio questa cosa. Eccola qua. La partita. Maurizio, se riusciamo a sentirla anche l'audio? Se riusciamo a sentire, te lo dici proprio. In vita le speranze, i playoff sono sempre più un miraggio per il Teramo, che esce sconfitto di misura in maniera immeritata dal nuovo Romagnoli di Campobasso. Perdere come è successo in terra molisana è quanto di peggio possa accadere, perché se con l'Arzanese la partita era stata brutta, coi lupi di Sassavullo il Teramo la partita l'ha fatta, l'ha dominata, buttando al vento diverse palle gol e venendo impallinato da un eurogol di Bussi nell'unica vera puntata offensiva dei padroni di casa. Come se non bastasse, il tutto fa seguito ad una settimana nerissima, iniziata con le dimissioni del presidente Campitelli e proseguita con la scomparsa dello storico medico sociale Gaetano Bonolis, cui la squadra avrebbe voluto dedicare i 3 punti. Per l'occasione Cappellacci cambia volto al Teramo, rinuncia al minutaggio, scelta non comunicata alla società, manda in tribuna Coletti, Di Paolo Antonio e De Stefano oltre all'infortunato De Fabritis e vara un 4-4-2. Ecco, fu una settimana, peraltro anche l'evento luttuoso della scomparsa del dottor Gaetano Bonolis, che ricordiamo di quella, no, che furono momenti convulsi anche il dopo partita, quando emerse questo fatto che non era stata condivisa la scelta di derogare per la terza e ultima volta dalla regola del minutaggio. O ricordiamo che la società aveva messo in budget il minutaggio, quindi una quarta deroga e quindi l'azzeramento del budget sarebbe stato un danno economico alla società. Ecco perché è vero che il tecnico è sacrosanto che faccia la formazione, ma quando poi, come in questo caso, c'è un impatto, ci può essere un impatto economico sul budget, è chiaro che quelle cose andrebbero un po' condivise. Eh sì, tra coloro che pagarono quella scelta c'è un giocatore che conosci bene e che domenica torna nella sua città, oltre che ad affrontare la sua ex squadra, lo ha già fatto quest'anno benissimo, ma al Partenio Lombardi, Alessandro Di Paolo Antonio. Sì. Diciamo che lui fondamentalmente poi già era fortissimo all'epoca, adesso ha anche cambiato posizione, è diventato un giocatore anche diverso, probabilmente più completo. Qui lo vediamo quasi sempre giocare sull'ala o comunque da esterno, adesso è diventato un playmaker. Guarda, lui l'abbiamo sempre, perlomeno questo è il mio giudizio, ma è stato sempre condiviso pure con degli anni di Alterno, addirittura anche gli anni di San Nicolò, che ce l'ho avuto sia nel settore giovanile, ma anche in eccellenza, quando gli facciamo fare l'esordio proprio con Montani, un primo anno in eccellenza, sia lui che Stefano Scipioni. Però dico, Alessandro pure con il Teramo fece una partita, mi ricordo l'anno che poi diciamo vincemmo il campionato, la prima partita a Pisa al secondo tempo, perdemmo 3-1 se non sbaglio, il secondo tempo proprio si mise a centrale di centrocampo, facemmo un secondo tempo incredibile, fece una partita davvero proprio da giocatore esperto, e parliamo di qualche anno fa, lui è un giocatore che si è confermato in questa categoria come un giocatore che fa la differenza, perché ha delle qualità tecniche di corsa superiori, forse è stato un po' penalizzato da alcuni colpi come il contrasto, il colpo di testa, alcune caratteristiche che l'hanno un po' limitato,
Forse, dico forse perché probabilmente con qualche un po' di peso, con qualche peso in più, diciamo, qualche un po' più di forza, sarebbe stato un giocatore fortissimo. Caratterialmente, per come lo conosci come ragazzo, ti aspettavi questa evoluzione anche da leader di una squadra che è l'Avellino, che è una piazza importante. Lui ha un ruolo nevralgico. Lui ha il suo aspetto, il suo atteggiamento fa un po' confondere quello che veramente lui è, un ragazzo che ha una personalità incredibile, il fatto che poi sia buona, trasmetta questa timidezza fuori all'esterno, sempre con il sorriso, un'educazione incredibile, un po' fa pensare che sia un ragazzo timido. Lui in realtà è un ragazzo che ha una personalità, una lucidità quando gioca, davvero da giocatore, ha una qualità davvero in questo senso anche da giocatore. Purtroppo, dal mio punto di vista, dico purtroppo, nonostante sia un giocatore forte, qualche anno fa, l'anno scorso ha fatto la Serie D, quindi nessuno ha voluto credere in lui in Serie C, anche Teramo, diciamo così, perché lui sarebbe tornato a piedi. È un giocatore con qualche chilo in più, davvero poteva fare una carriera di Serie B o forse qualcosa in più, ma tranquillamente, proprio tranquillamente, perché ha dei tempi e una lucidità di gioco, testa alta, può giocare esterno. Anche mezz'ala all'esterno. Ma anche senza avere lo spunto, proprio perché rientrava, sapendo di non avere lo spunto, rientrava e mette la palla dappertutto. Qualità, certo, di gioco, tempi giusti, dinamica. Ma la giocata la Insigne, questo rientro col piede, quindi, e poi questo si è adattato, il fatto di adattarsi ce l'ha sempre avuto. Sempre avuto i doteri, quindi è un giocatore che io, a cui io veramente ho sempre curato tanto bene, se lo sta meritando da solo, quindi sono contento per questo. Ania, ti chiedo, poi siccome Paolo da casa, che mi stuzzica come voi sull'Inter, sì, però a ricordare, tutti ricordano, Andrea, la tua telecronaca, il gol di De Stefano, stasera invece Paolo ha ricordato, sì, la rabona di Masini, che peraltro è tornato. Speriamo ci venga a trovare Gerardo Masini. Sì, che adesso magari, sta da Mezzano. Abruzzo del caro Paolo, se aspetti qualche istante, intanto chiudiamo il discorso di Alessandro Di Paolo Antonio e poi te la facciamo risentire, perché nel servizio c'è anche la telecronaca. Alessandro Di Paolo Antonio, giocatore probabilmente, forse in categoria considerato poco reclamizzato per quante qualità ha, cioè ha più qualità di quelle che normalmente, cioè un giocatore come Di Paolo Antonio, diciamocela tutta, in altre piazze o in altre situazioni sarebbe stato definito certamente uno dei più forti della categoria. Sì, probabilmente, ma non è colpa sua, lui è stato poco reclamizzato, come dici tu, rispetto ad altri, ecco. Magari lui è rimasto più in ombra per le qualità che ha rispetto ad altri che magari non hanno le sue stesse qualità, magari ne sono meno dotati. Lui invece, che ha spunti, come diceva Gianluca, ha doti innate, magari non ha raccolto quanto avrebbe potuto. Poi io credo che già l'anno scorso lo scendere di categoria magari lo abbia fatto ancora di più maturare, già era un ragazzo maturo, lo ha fatto ancora di più maturare ed è diventato effettivamente quello che è adesso, ovvero un giocatore protagonista in una piazza importante e calda come Avellino. Quindi c'è un po', secondo me, di rammarico con il senno di poi per quello che è riuscito a diventare Di Paolo Antonio, ecco, per quello che sta raccogliendo, per quello che sta dimostrando appunto ad Avellino. Siamo arrivati al punto della telecronaca, probabilmente. Comunque sarà. C'è un altro ex che è Tonti. Sì, c'è torna anche c'è. Lui è titolare tra i pali dell'Avellino, quindi sarà un ritorno anche per lui. Per lui, tra l'altro, l'Avellino è in un buon momento, perché a parte il pareggio di domenica scorsa contro la Vibonese, comunque è reduce da 5 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e appunto il pareggio di domenica. La cura Capuano funziona, anche se. Squalificato. Non ci sarà domenica, perché squalificato non sarà in panchina, in tribuna ci sarà. Secondo me voi vi divertite di più. Sì, sicuramente. Secondo me voi vi divertite di più che se fosse. Io ricordo una o due stagioni fa, la sua squadra, non mi ricordo, forse la San Benedetto, si è preso gol all'ultimo minuto proprio a Teramo. E a mia domanda disse: vabbè, sì, effettivamente noi abbiamo giocato bene. Poi negli ultimi 5 minuti abbiamo cominciato a fare Ballando sotto le stelle. È un fenomeno, sì, assoluto. Comunque, l'abbiamo trovato? Sentiamolo.
Colletti, 29 anni all'anagrafe ed un innato vizio del gol. La serpentina è prepotente ed ubriacante al punto giusto. La rabona davanti ad Angelozzi ed applausi a scena aperta. Un gol simile merita di essere rivisto nella sua bellezza almeno due volte. Sini, tunnel su Villa, ancora Masini, poderoso Masini, entra in area, Masini salta tutti, rabona, gol! Fantastico! Fantastico! Eccola qua, la rabona di Masini, anno 2011-12. Era, se non ricordo male, novembre 2011. Quanto ti ha fatto male quella rabona? Questo proprio San Nicolò. Una cosa, ma a parte facevo un gol davvero, guarda, proprio, poi ebbe un eco, mi ricordo, ne parlarono tu, il derby per noi sul Teramo era la partita del sogno, no? Quindi giocare. Fummo massacrati, ma meritatamente, perché insomma facevo un gol allo stadio di Pescara. Sì, 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 all'Adriatico. Poi, peraltro, quello fu un anno di gol impossibili. Ne fece un altro clamoroso contro la testa. La testa sì. E poi fece il gol promozione al ritorno sempre con la testa. E per due gol straordinari fatti, ci fu quello di Miglianico, di Palena, certo, al 90esimo, dopo la rete iniziale di Calabria. Gol di Palena da rinvio. Gol di Palena da rinvio e Serraiocco fu beffato. Va bene, va bene. Vediamo il prossimo turno. Ragazzi, è stata una bella serata, siamo fatti due sorrisi, d'altronde quando si parla di calcio è così. 22esima giornata, si apre con Picerno Viterbese, Bari Rieti, Bisceglie Regina, dunque trasferta per la prima della classe, che insomma ha preso una bella botta sabato pomeriggio contro la Cavese. Casertana, Virtus Francavilla, Catania Potenza, bella partita, Paganese Sicula Leonzio, Ternana Rende, Vibonese Cavese. Queste partite sono delle ore 15. Poi alle 17.30 due partite molto molto belle, perché a Catanzaro arriva il Monopoli e c'è l'Avellino che gioca a Teramo. Vi ricordo che mercoledì invece si gioca alle 18.30. Teramo Catanzaro, ovviamente vi ricordo l'appuntamento con Proteramo, quindi non tra 7 giorni ma tra 8 giorni, mercoledì sera alle ore 21 per il post gara di Teramo Catanzaro. Io ringrazio Gianluca Scacchioli, grazie Gianluca, grazie, spero che ti sia divertito. Come no, sempre bene. Grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie ad Ania, ciao Ania. Grazie a voi, buonasera. Intanto 3-0 in Coppa Italia. Vabbè, Coppa Italia. No, giusto per dire. Grazie anche ad Andrea Costantino, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Maurizio Tocchi in regia, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Io vi auguro una buona notte, ci vediamo mercoledì, non martedì, mercoledì prossimo, sempre alle 21 su TV6, canale 14 e Digitale Terrestre. Buonanotte.